sente in fondo, preferibilmente, no? Sono Rosa Sano, presidente dell'associazione Cuora e portavoce di un coordinamento regionale di associazioni per la tutela salute mentale. Questo della salute mentale è un argomento che forse uscirà un po' difficile da comprendere per i non addetti ai lavori, però siccome Medicina Democratica ha voluto sposare la nostra causa e di questo le siamo grati. E vedo qui anche presenti quindi molte associazioni che si occupano di salute mentale. E mi fa piacere questo perché si lavorerà insieme, lavorerete insieme e metteremo a confronto le nostre esperienze. Purtroppo di un settore della sanità che io vorrei riprendere qui le parole dell'assessore Codelli, no? Quando ha detto la salute non è merce, un settore della sanità invece in cui penso che si faccia, che si mercifichi proprio questo tipo di patologia, questo tipo di utenza. Non credo che esista un altro settore in cui si strumentalizzi e si mercifichi la salute come nel campo della salute mentale, in cui tutte le decisioni vengono prese politicamente. Si tratta di scelte politiche e non di scelte dettate da una valutazione e dalla consapevolezza di quello che può essere effettivamente utile all'utenza e alle famiglie che, come tutti voi saprete, in questo momento sopportano il peso maggiore di questa situazione. Proprio in questi giorni, no? Giusto per parlare di scelte politiche, proprio in questi giorni sta avvenendo un turnover di direzione a livello di centri di salute mentale territoriali pubblici, perché si sono rinnovate le nomine della dirigenza e non si capisce perché nessun dirigente può rimanere nel centro di salute mentale in cui è stato per 6 anni. Cioè iniziando un lavoro, iniziando una programmazione che è anche un rapporto con l'utenza, con le associazioni familiari, che invece deve essere modificato, no, in questa maniera, sfasciando 4 CSM anziché, diciamo, rinnovare 2 dirigenti perché gli altri non hanno vinto il concorso, quindi non possono chiaramente rimanere. Quindi non si capisce questo, così come in effetti tutte le scelte a livello regionale, le scelte politiche riguardo alla salute mentale vanno in una certa direzione. Noi avevamo sperato con l'avvento della presidenza Vendola che le cose cambiassero, veramente ce l'avevamo sperato, c'eravamo illusi tutti quanti, però in realtà abbiamo verificato negli anni, in questi anni, che l'inversione di tendenza non si è verificata, che tutto continua a essere gestito con le vecchie logiche di tipo lobbistico, favorendo quelli che sono gli interessi di gruppi privati che ricavano fatturato dagli accreditamenti in mano ai quali gruppi privati è destinato o è riservato, diciamo, la riabilitazione psichiatrica. Da noi esiste solo quello, esiste solo il privato, forse in altre realtà italiane c'è una maggiore partecipazione del pubblico, però mi risulta che le cose non è che funzionino meglio laddove c'è la compartecipazione pubblica e privata. E questi gruppi privati, cosiddetti enti gestori di queste strutture, enti storici si chiamano, si autodefiniscono gli enti storici perché nel momento in cui
la 180 doveva essere applicata, bisognava chiudere un manicomio di emergenza e determinava una necessità, diciamo, di queste, dell'apertura di alcune strutture di accoglienza, no? Queste strutture di accoglienza poi si sono chiaramente consolidate e nessuno riesce più a smantellarle, perché sono diventate dei gruppi di potere trasversali, delle lobby trasversali ai partiti politici, e quindi in grado di arrivare a chiunque e in qualunque momento, diciamo, no? Politico. È emblematico tutto quello che è avvenuto in Puglia recentemente riguardo a cui Medicina Democratica ci ha dato il suo appoggio, riguardo questa famosa delibera, no? Del voto per pieno, diciamo, voto per pieno per semplificare. Forse non tutti riescono a capire che significa voto per pieno. Significa che queste strutture cosiddette riabilitative si assicurano gli accreditamenti per un certo numero di utenti e che queste cifre verranno erogate anche se, diciamo, i cosiddetti non sono tutti occupati. Comunque non a prestazione, quindi vengono pagati ma a convenzione. Strutture riabilitative che peraltro non sono soggette a controllo e non danno alcuna garanzia dei risultati. E si chiamano strutture riabilitative, io veramente non capisco perché. Forse c'è una cattiva interpretazione del termine riabilitativo, no? Si chiamano riabilitative forse perché al loro interno si svolgono delle attività di tipo intrattenitivo, di attività finalistiche, si fa il equipaggio, si fa la falegnameria, gli fanno fare, mandano pure in pizzeria, gli fanno fare delle cigarelle. Ma per noi riabilitazione non è questo. Per noi la riabilitazione è altro, significa dare dignità alla persona, significa mettere la persona in condizione di riappropriarsi della propria vita, della propria esistenza, significa riacquistare il diritto di cittadinanza che questi malati non hanno, significa riacquistare il diritto ad avere una famiglia, ad avere un lavoro, ad avere una vita propria. Questo non avviene nelle strutture riabilitative, tanto è vero che basta guardare, dare un'occhiata alla tabella con le voci di spesa, tenersene sotto conto. La voce di spesa più bassa delle strutture riabilitative è proprio quella che riguarda la riabilitazione. Di contro invece la voce gestione, organizzazione, amministrazione, eccetera, sono quasi il triplo della voce riabilitazione. Allora, questo basta da solo farci capire che in queste strutture non si riabilita niente e nessuno. Sono strutture neomanicomiali, a mio avviso, in cui c'è soltanto la custodia, no? Allora non c'è bisogno, se bisogna custodire queste persone, allora di spendere tanti soldi, perché un paziente di queste strutture costa circa 200 euro al giorno, forse con questa cifra si potrebbe fare un altro. Ma a nostro avviso non funzionano, non sono solo malfunzionanti le strutture private, sono malfunzionanti anche le strutture pubbliche. I CSM aperti solo per 6 ore al giorno, quale servizio possono dare? Anche questa è una scelta. Abbiamo una legge regionale, la legge 26 del 2006, interventi in materia sanitaria, l'articolo 9 sulla salute mentale, si parla di apertura dei servizi pubblici territoriali sulle 24 ore al giorno. Si parla di
gruppi appartamento molto più agili inseriti nel territorio, dove è più facile la riabilitazione o seguire programmi individualizzati per i nostri pazienti. Si parla di gruppi autogestiti, di centri diurni autogestiti, gruppi di autoaiuto autogestiti dall'utenza. Si parla di una commissione regionale di cui fanno parte le associazioni di tutela dei pazienti psichiatrici. Bene, niente di tutto questo è stato, siamo nel 2008, dopo 2 anni è stato realizzato. La commissione regionale in cui noi siamo presenti è stata nominata con delibera regionale, ma tutto è finito lì, non siamo mai stati convocati. Adesso in questa commissione regionale vogliono entrare anche 3 rappresentanti di quei famosi enti gestori di cui abbiamo parlato prima, che diventano così controllori controllati, perché è una commissione che ha funzioni di controllo, di monitoraggio e di valutazione delle criticità della salute mentale in Puglia, no? E nel momento in cui sono presenti i gestori delle strutture riabilitative che devono essere valutati, chiaramente si verifica un conflitto di interessi. Va bene? In questa famosa delibera che noi contestiamo c'è anche questo. C'è anche questo. Quando noi siamo andati a parlare con l'assessore tedesco, mi dispiace che non sia ancora arrivato, perché volevo parlare direttamente a lui di questa cosa. Quando siamo andati a parlare con l'assessore tedesco abbiamo contestato queste scelte politiche e lui ci ha detto che noi non capivamo niente, voi siete associazioni familiari, voi potete darvi la barca sulle spalle, fare i gruppi di autoaiuto, ma che ne capite voi di riabilitazione psichiatrica quando queste cose sono state stabilite dalle società scientifiche? Va bene, io non capisco queste società scientifiche chi sono e perché non si confrontano anche con gli utenti e con i familiari, come sarebbe normale, a parte che un assessore della sanità che si comporti in questa maniera con le associazioni non mi sembra che sia il massimo. Allora, mi dispiace anche che sia andata via l'assessore Potenti, io avrei voluto dirle che noi siamo andati anche a parlare con il gruppo di rifondazione per bloccare questa delibera, che è pericolosissima, perché se ed è stata approvata e andrà avanti, perché purtroppo non siamo riusciti a bloccarla, cristallizzerà un sistema di nuova istituzionalizzazione da i nostri pazienti entreranno in una struttura riabilitativa e di struttura in struttura non usciranno più, perché loro si sono assicurati tutti gli accreditamenti di tutte le strutture riabilitative presenti e future. Non avranno nessun interesse a riabilitare nessuno, perché avranno interesse invece a farli rimanere nelle loro strutture. Una cosa pericolosissima. Allora abbiamo cercato di bloccarla. Abbiamo cercato di parlare con chiunque, con le istituzioni, con gruppi politici, eccetera, e quando siamo andati a parlare con gruppi di fondazione c'era anche l'assessore Potenti, la quale, guarda caso, ci ripeteva proprio le parole che sostenevano gli enti gestori, le motivazioni per cui l'assessore Potenti diceva no, questa è una bellissima delibera. Questa è una delibera migliorativa della situazione dei pazienti, delle famiglie, e ci diceva le motivazioni degli stessi enti gestori che si erano preparati la delibera. Allora, qui o ci prendiamo in giro, e io penso che ci prendiamo proprio in giro, perché non è possibile, insomma, pensare che le cose non si capiscano. Ci stiamo prendendo in giro, come siamo stati presi in giro e ci sentiamo messi in giro dal presidente Vendola, che quando siamo andati a parlare con lui a luglio e luglio scorso ci ha assicurato che nei primi di 7 mesi si è preso i nostri numeri di telefono. Avete ragione, ma queste sono lobby potenti,
ma noi si sa che le associazioni familiari sono deboli. Allora, se non ci sostenete voi, ci deve sostenere. Vi convocherò a settembre, datevi i nostri numeri di telefono, perché a settembre faremo gli stati generali della salute mentale. Passato settembre, sta passando ottobre, non abbiamo visto nessuna convocazione. Questo rende molto difficile il nostro operato, sinceramente, sfiancante, non vediamo i risultati, le famiglie sono stanche, le famiglie finiranno col dire si stava meglio o non si stava peggio, perché queste posizioni non faranno altro che accreditare le motivazioni della riforma Ciccioli, che è già in Parlamento, la riforma che chiede la revisione della legge 180 per il ritorno chiaramente a una nuova istituzionalizzazione, ed è una riforma pericolosissima perché è subdola, cioè presenta tanti punti che all'inesperto o al superficiale o a chi comunque si può controllare delle giustificazioni, no? Presta l'occasione di dire che è una bella riforma. Perché? Perché in effetti si dice che si avvantaggiano le famiglie, che si tende all'interesse dell'utenza, non è così. È una riforma pericolosissima perché consolida il TSO, consolida le strutture che diventano nuovi manicomi. E nel TSO noi sappiamo che cosa sono i TSO, i trattamenti sanitari obbligatori, quello che comportano per il paziente, per le famiglie, in termini sia di sofferenza, di dramma, le contenzioni che ancora ci sono. Allora, non si spende, non si investe in una nuova politica. Si cerca di tornare indietro, non c'è una lira della prevenzione. Nel piano economico regionale sanitario ci sono 70 milioni di euro per la Cassa della Divina Provvidenza di Vicende, che dovrebbe essere chiusa e meglio riaperta, perché ci sono le inchieste della magistratura su quella struttura. Non c'è una lira per potenziare le strutture invece territoriali, non c'è una lira per la prevenzione. E state attenti, quando dico prevenzione non significa, non voglio dire che dobbiamo psichiatrizzare anzitempo i bambini, assolutamente no, perché è anche questo che si sta verificando nel campo della salute mentale. Ma la prevenzione significa creare una rete sociale, significa creare delle strutture di accoglienza, significa preparare alla condivisione, a riconoscere anzitempo, preventivamente, quelli che sono i sintomi di un disagio, no? Che non deve poi andare a sfociare necessariamente nelle cure farmacologiche o nella psichiatrizzazione, perché se si interviene in tempo si possono evitare queste cose. E si può anche investire in sistemi alternativi alla cura, all'assistenza, per il bene dell'utente e del paziente. Allora, questa è purtroppo la situazione oggi in Puglia. Si è parlato di morti sul lavoro, ma non sono di meno le morti per psichiatria, le morti dei pazienti della salute mentale, e in Puglia ultimamente se ne sono verificate parecchie di queste morti dopo il TSO, morti per abbandono, morti per ricoveri di depressione e poi stranamente decessi. Allora, queste situazioni si possono evitare, investendo in una maniera diversa, facendo una diversa politica della salute mentale, che non costa di più, costerebbe sicuramente molto molto meno e darebbe molti più
risultati sul piano della salute, perché la salute mentale è salute sociale, questo ricordiamocelo sempre.